Sì, sì, la faccio io, La conta. Allora, non sono convocati i bianchi. Lunghi tenenti del Prete, Belmonte, Drolet, Parigini, questi sono Milos, Comotto, vabbè, Percic, Zima, poi basta. Quindi siamo in 18, con Comotto che viene via, ma Comotto viene via con la squadra. Siamo in 18, con Fabinho che ha fatto un allenamento, quindi speriamo che l'autonomia rispetto a Cagliari sia un po' aumentata. E abbiamo recuperato parzialmente sia Rossi che Mancini. E quindi siamo dei giocatori pronti a lottare per questa partita, per cercare di vincere. Non dobbiamo piangerci addosso per quelli che mancano. Ormai lo sappiamo, quindi l'abbiamo detto. E sappiamo consapevoli che stiamo attraversando un buon momento, la squadra in una buona condizione, e dobbiamo limare gli errori che abbiamo commesso con la Salernitana, ma sono convinto che questa squadra proseguirà sulla sua strada con quella caparbietà che è la contraddistinta in queste quattro partite. Rossi e Mancini entrambi utilizzabili oppure le nonne sarebbero da prendere mezzo uno mezzo quell'altro? Sì, Mancini è stato via tutta la settimana con la nazionale, ma non si è allenato per via quindi questo problema che aveva. Ieri ha fatto un defaticante, oggi ha fatto con la squadra, ma è chiaro che quando un giocatore non si allena per una settimana non ha una condizione ottimale. Rossi uguale, Rossi l'abbiamo tenuto dopo tanto tempo che conviveva con questo problema, questa infiammazione, l'abbiamo tenuto un po' a riposo, però oggi è dato disponibilità e sono convinto che domani farà una buona partita. Cioè Bianchi che sembra sempre sul punto di rientrare. No, Bianchi non ha fatto un allenamento con la squadra questa settimana. Quindi io sul punto di rientrare no. Bianchi ha un problema alla caviglia che non riesce a venirne fuori e quindi non è convocabile. No, perché è andato in panchina, pensavo. Sì, ma era andato in panchina come ve l'avevo detto che era come era andato in panchina. Era andato in panchina per cercare di venire col dolore che lo affligge. Ha provato il primo giorno della settimana a fare con la squadra riscaldamento così, ma ha questo dolore che gli impedisce di correre dopo, quindi è inutile proseguire, lui deve recuperare bene e mettersi a disposizione. Questa caviglia lo tormenta, io quindi non, quando vedo un giocatore che zoppica dico di fermarsi, perché va incontro ad altri problemi, ad altre problematiche, e quando hai un problema alla caviglia poi si accentua ancora di più, perché non vai mai sul piede d'appoggio per caricare, quindi carica tutto su una parte e non tira neanche con quel piede, quindi, specialmente che è il destro, quindi pensate voi che fatica. Quindi io non l'ho mai preso, diciamo, non l'ho mai visto recuperato. Ha provato, ha sforzato, ma non l'ho mai visto recuperato, quindi io non ho mai detto che è recuperato. Ho detto veniva in panchina, ho detto ha 3 minuti di autonomia, proprio perché proprio se siamo alla Florenza, ma non l'ho mai fatto neanche scaldare, se avete visto. La guardate la classifica? Guardata rispetto a 4 partite fa è migliorata tantissimo, certo che abbiamo perso una grande opportunità, perché l'opportunità, se avevamo 2 punti in più per la Salernitana, era ancora migliore la classifica, però io sono convinto che dopo 3 vittorie e un pareggio non ci doveva essere negatività verso noi, cioè nel senso noi l'abbiamo preso come una mezza sconfitta, no, tutt'altro, perché potevo invertire, vincere con la Salernitana e pareggiare col Cagliari, che tutti eravamo contenti. Abbiamo preso un rigore che era poteva essere evitato, quello sì, molto dubbio, ripeto, io dopo la conferenza non l'avevo visto, ma molto dubbio. Mi sono confrontato anche con altri arbitri di categoria, e di solito quando non cambia direzione la palla non si dà, e la palla non aveva cambiato direzione. Però bisogna accettare con serenità l'episodio, chiaro che dispiace, invece di essere a 46 eravamo a 44, però ho detto i punti sono tanti. Io sono convinto che con 4 punti c'è la salvezza matematica e quindi siamo al primo obiettivo vicino. E quindi cerchiamo domani di riprenderci questi 2 punti che abbiamo perso con la Salernitana. Loro sono in un buon momento perché vengono da 3 vittorie consecutive in casa e un pareggio fuori, oppure addirittura 3 vittorie e un pareggio in casa, perché ha vinto anche Salerno, mi sembra. Quindi anche loro vengono da una serie utile di 4 risultati,
E noi dobbiamo proseguire su questo, cercare di andare a vincere con le nostre forze, con la nostra caparbietà, con il nostro gioco, perché sono convinto che per me il primo tempo disputato con la Salernitana è stato discreto, secondo abbiamo patito, come abbiamo detto, anche il fatto che quando vengono a chiudersi qui tutte le squadre abbiamo qualche più difficoltà rispetto a quando giochiamo fuori, ma questa non è la nostra caratteristica, però sono molto contento, molto felice dei progressi della squadra, perché se vedo 4 partite fa, io vedevo buio, non so se voi vedevate pericolo, ma io ho visto pericolo, e venirne fuori così con estrema velocità e con estrema facilità, io faccio i complimenti ai miei ragazzi, perché non era facile. Perché la Salernitana, ripeto, io ho parlato con i loro dirigenti, erano partiti con obiettivi per andare nei playoff e si ritrovano penultimi. Io ho parlato con loro e ho detto, noi abbiamo speso, non vi dico le cifre perché sono incredibili, ma eravamo partiti per convinti di lottare per i playoff e si trovano penultimi. E quindi io sono contento che i miei ragazzi sono usciti dopo un periodo difficile così dalle sabbie mobili. Adesso ci giochiamo le ultime carte che abbiamo, sono importanti. Spero che la sorte mi dia una mano, perché io una stagione così, adesso non voglio creare scuse o alibi, una situazione così non l'ho mai vissuta, né da calciatore né da allenatore. Cioè, oggi siamo arrivati e mi hanno detto che Belmonte molto probabilmente ha la varicella. Quindi ogni giorno che vengo al campo ho un piccolo problema e quindi la devo prendere anche col sorriso sulle labbra. Oggi sono molto tranquillo e sereno, dico la verità, perché ho visto la squadra allenarsi e l'ho visti con una determinazione incredibile, quindi a me mi brillano negli occhi quando vedo i giocatori che abbiamo fatto tutta la settimana in 11 avere un'intensità come hanno avuto oggi, quindi sono molto tranquillo e domani voglio cercare di andare a vincere Lanciano su un campo difficile. Mister, del Lanciano cosa temi di più in particolare? Ma giocano molto, molto liberi di testa, tutti li davano per spacciati, hanno dato a gennaio, hanno dato via i giocatori per alleggerirsi dei contratti, quindi si davano anche loro spacciati. Invece si è creato, secondo me, giocare liberi di testa e volesse tenere il posto di lavoro, perché se retrocedono sono convinto che molti dei vecchi, fra virgolette, di loro perdono un'opportunità importante. E quindi giocare liberi di testa e giocare per mantenersi il posto di lavoro hanno trovato un'alchimia importante. Giocano senza pressione, io l'ho visti. Il pizzico di fortuna non guasta mai, perché sia col Cesena che con la Salernitana quel pizzico di fortuna non guasta, però li ho visti veramente giocare con la caparbietà e liberi, cioè tutti giocano per la giocata bella, ho visto giocatori molti colpi di tacco, molti palle verticale per giocare l'imbucata, quindi vuol dire che sono liberi di testa. In più c'è la caparbietà e la voglia di tenere un posto di lavoro importante, perché io il calcio, oltre che un gioco, lo considero un grande posto di lavoro, perché Lanciano in Serie B per molti è un'opportunità importante. E quindi c'è anche questa componente che mi fa stare preoccupato, perché voglio che ce l'abbiano anche i miei. Perché per noi è anche un posto di lavoro, oltre che un gioco, ma è un posto di lavoro per me importante. Io ci ho con passione, ma non lo faccio per i soldi, lo faccio perché voglio tenermi un posto di lavoro, che è bello, stressante, perché per l'allenatore penso che sia molto stressante, però allo stesso tempo ci va con grande passione. Scusa, con questi giocatori a disposizione la soluzione migliore l'hai trovato o ancora dei dubbi su come... No, abbiamo provato 2 soluzioni come avete visto anche con la Salernitana, no? Che siamo partiti in un modo, poi dopo 20 minuti ne abbiamo fatto un altro e la squadra ha risposto bene e anche questa settimana, nonostante eravamo in 11-12 giocatori abbiamo provato queste 2 soluzioni, che poi sono le solite 2 che abbiamo provato con la Salernitana, cioè un 4-3-3 o un 4-4-1, chiamatele come volete, 4-2-3-1, insomma abbiamo provato queste 2 soluzioni e domani cercherò di sbagliare meno e cercare di mettere in campo il migliore. Che poi non è i numeri, ma sono le prestazioni dei giocatori, come questo giorno possono dare migliori nel ruolo che danno. Secondo me, negli ultimi 2 allenamenti, ho visto una squadra in grande crescita, vi dico la verità, io oggi sono molto tranquillo, perché ho visto la squadra in grande crescita. Mercoledì abbiamo fatto una partita con la
Primavera, misti dei tre nostri che rimanevano, dai 13 che siamo rimasti, perché poi consideravo 10 perché due erano squalificati, no? E abbiamo fatto questa partita e ho visto una squadra che ha fatto 4-5 gol con un'estrema facilità, con estrema fluidità e con la voglia di andare a vincere questa partita lanciana. E quindi su questo sono tranquillo, poi il campo può riservare altre situazioni, ma è l'imprevedibile del calcio. Mister, volevo chiederle due cose: come sta Spinazzola e quante possibilità ci sono di vederlo a centrocampo? No, a centrocampo no. A mezzala non c'è nessuna possibilità. No, mezzala no, ti levo il dubbio di mezzala. Perfetto. No. Gioca a sinistra, gioca a terzino sinistro. Non è detto. In altre situazioni che abbiamo provato può essere esterno destro o terzino sinistro. Ecco, può essere terzino sinistro, o esterno destro alto. O esterno destro alto. Senta, per quanto riguarda il Lanciano invece, l'assenza di Francesco, quanto può essere vantaggiosa per voi e soprattutto se secondo lei gioca a Bonazzoli al suo posto o Vastro? Questo non lo so perché non faccio mica l'allenatore del Lanciano, faccio fatica a fare le mie informazioni. Loro perdono un giocatore che in questo momento aveva una condizione straordinaria, una voglia per mettersi in evidenza, quindi perdono un punto di riferimento importante per entusiasmo, ma anche per qualità, perché è un giocatore che parte da lontano, ti punta molto l'uomo, quindi ci poteva mettere in difficoltà. Oltre lui ha perso anche, secondo me, il portiere, che ultimamente stava facendo molto bene, e quindi anche loro hanno qualche problema. Però poi hai detto, sono sempre gli interpreti che scendono in campo che determinano il risultato, loro gliene mancano due, ma noi, mi sembra la lista che ho dato all'inizio, quanti sono? 9? Quindi non dobbiamo piangerci addosso e quindi dobbiamo andare là consapevoli che troveremo una squadra agguerrita, come Lanciano troverà una squadra agguerrita nel Perugia, che ha voglia di recuperare i due punti che ha buttato via, che non sono riusciti a prendere con la Salernitana. E quindi questa squadra sono due squadre che stanno attraversando, secondo me, un buon momento. E domani l'episodio potrebbe essere determinante. Io ho visto una squadra molto in crescita, la mia, quindi sono contento. Poi speriamo che arrivi un po' il caldo, che determini anche il recupero di qualche altro giocatore. E poi vediamo in queste 10 partite. Poi ho detto a maggio, il 20 maggio si faranno i conti. Bene. Salve mister, salve. Volevo fare una domanda su Molina. Molina ha messo come terzino, come lo vede, e credo che non abbia mai ricoperto quel ruolo. E non ha mai ricoperto quel ruolo, ha fatto solo quello. Solo quello. Solo che il terzino. E solo ultimamente terzino. Nella sua parte di carriera ha fatto l'altro. No. Nel Benevento ha sempre giocato terzino. Nel Barletta, ha giocato il terzino. Nel Modena ha giocato terzino. Nel Carpi ha fatto un po' del terzino, quindi lui vuole, lui nella sua testa sarebbe terzino, infatti lui a Cesena nasce proprio un piccolo problema perché non lo facevano mai usare il terzino. Poi come lo vedo? È chiaro che qui l'ho usato per una settimana, quindi gli ho dovuto dare un po' di rinfresco a quello che lui faceva in precedenza, però è un giocatore che secondo me lo può ricoprire tranquillamente con caratteristiche giuste anche per questa squadra. E quindi anche perché mi sembra giusto cercare di andare a vincere questa partita ed è giusto non spostare, potrebbe esserci anche Spinazzola a spostarlo a destra, ma non mi sembra giusto perché c'è lui che l'ha fatto in tanti anni della sua carriera. Mister, buongiorno. La scelta della Rocca, che probabilmente giocherà da quanto abbiamo un po' intuito, e non di Taddei, dipende dallo stato dei due giocatori oppure anche dalla velocità, magari dall'impostazione che dà il Lanciano un po' alle sue partite, molto sulla rapidità? Prima dalla velocità e poi perché è un giocatore, secondo me, che Della Rocca ha disputato un buon campionato, un giocatore che tanto mi permette di avere una schermatura, a parte non so Della Rocca dove giocherà, quindi non lo so, e quindi mi permette di schermare le palle, mi permette di avere un colpitore di testa importante, perché domani saremo una squadra che ha pochi colpitori di testa sia in fase di difesa che di fase d'attacco, perché noi, tolti forse i due centrali, gli altri grandi colpitori non ne abbiamo, e quindi devo anche mettere in preventivo questo, perché molte volte le scelte degli allenatori vanno anche in funzione di questo, e quindi Della Rocca mi permette di avere anche un buon colpitore di testa in tutte e due le fasi. E poi per la velocità della partita che sarà domani, perché sono convinto che domani, specialmente i primi 45 minuti, sarà una palla tua, palla mia, grande combattività a centrocampo, grande intensità, e quindi
della Rocca rispetto a Taddei è, ha più rapidità, è più a suo agevole in questa situazione quando la palla è stretta, certo. Poi, poi sicuramente Rodrigo mi dovrà dare una mano perché è un cambio che è centrocampo, se la, la squadra dovrebbe, dovesse andare in vantaggio gli permette di addormentare il gioco. Ho parlato prima, mister, di ci giochiamo le ultime carte, mi pare. Volevo capire se da questo punto di vista Lanciano può essere forse l'ultima per non perdere il treno buono? No. C'è ancora tempo? C'è tanto tempo. Cioè, chiaro che dopo se ne manca tre, no. Ma 30 punti sono tanti, sono tanti. Io non lo so l'anno scorso che punto era il Perugia o altre squadre in questo qui. Mi sembra un punto in più, un punto in meno. Allora vedi che è talmente è difficile questo campionato. Aveva tre punti del playoff, ma noi ne abbiamo cinque, no? Mi sembra tanta differenza. La differenza secondo me è che quest'anno c'è più equilibrio, c'è molti più scontri diretti. Domani ce n'è più, due scontri diretti. Esempio, Novara e Brescia dovessero pareggiare una delle due perdite, tu dovessi vincere, o recuperi due punti a una o ne recuperi tre. Quindi si accorcia molto. Ventella che va a Como, che non è facile, ricordati. Poi c'è il Bari che gioca a Salerno, che non sarà facile. Cioè, il campionato è ancora lungo, secondo me è molto lungo, e si determineranno le griglie, a parte le prime due, e a parte la parte bassa, perché la parte bassa, ma noi ormai siamo a 10 punti, quindi dovrebbe esserci per noi una catastrofe, per me abbiamo ancora possibilità di cullare questo sogno. Io avevo detto, il primo sogno è portare via il Perugia dalle zone basse, e non pensavo così in fretta, sono molto sincero su questo. Quando mi avete visto prima della partita con Latina, io ero preoccupato. Volevo portare il Perugia, e ho detto mi flagellerò per portarlo, ma non pensavo così in quattro partite. Questi quattro partite hanno fatto la media di due punti più a partita, quindi hanno fatto una cosa straordinaria. E quindi vogliamo continuare su questa striscia, perché secondo me le opportunità ci sono ancora, tutte. Perché secondo me molti scontri diretti, anche quest'altra settimana c'è molti scontri diretti, noi invece giochiamo con una partita difficilissima perché giocare qui con l'Ascoli sarà difficile. Però se dovessimo continuare su questa strada, perché no? Dare ancora speranza. Io ti ho detto, tutte le volte che vengo al campo voglio dare speranza a qualcosa di importante, perché ormai quello negativo l'abbiamo levato. Prima di queste quattro partite invece pensavo al negativo, al pericoloso, ho detto. Invece adesso no. Mister, si diceva anche un po' per l'emergenza la squadra adesso, per trovare anche compattezza, un'impostazione più, soprattutto in trasferta, no? Con questo nuovo 4-4-1-1 di difesa e anche ripartenze, che ha portato anche i suoi benefici per esempio a Cagliari. Paradossalmente Aguirre in questo sistema può rivelarsi centravanti ideale, no? Gli infortuni degli altri due potrebbe essere una grande sorpresa secondo lei di questo finale di stagione, come lo stesso Guberti che abbiamo già visto in crescita alla seconda apparizione. E tanto non devo augurarmi, già ne abbiamo avuti tutti di infortuni, mi devo augurare perché non devo arrivare. No, io c'ero già arrivato che Aguirre è più una prima o seconda punta, e quindi l'avevo fatto anche domenica, secondo me ha fatto una buona partita negli spazi, che non vuol dire giocare solo da solo, ma può essere anche accompagnato da un altro. Lui non può fare, secondo me, per 90 minuti l'esterno che viene a coprire dentro come lo fa un altro, come lo può fare Drolè, come lo fa Parigini, ma perché non ha fatto la preparazione con noi, se no anche lui avrebbe le caratteristiche giuste. Secondo me non può venire molto incontro, perché è un giocatore che deve andare negli spazi, però non mi auguro di perché mancano gli altri, però potrebbe essere un'arma importante, specialmente quando giocherai partite da dentro fuori, dove tutte e due, se gioca partite da dentro fuori, potrebbe essere un'arma importante. Ma non solo di ripartenza, perché secondo me a Cagliari non abbiamo giocato solo di ripartenza. Abbiamo giocato anche palla a terra fatta di trame importanti. Io ho rivisto la partita, vai a Cagliari, ha visto il Cagliari col Vicenza, poteva vincere 6-0. E ho detto, vuol dire che questi qui hanno fatto una grande cosa, Cagliari, non rischiando un tempo se non i primi 20 minuti, che ci hanno messo un po' sotto.
però è un'opportunità che mi sono sempre tenuto aperta, perché sono convinto che quando rientreranno Parigini e Drolè potrebbe essere un'arma importante, quando rientreranno, perché io ancora non so quando rientreranno. Però la stagione è questa, cioè non puoi fare affidamento su quelli che non c'hai, e quindi sono tutte cose, i sei ma nel calcio non vanno bene, quindi devo fare con quelli che c'ho. Se oggi siamo in 13, devo fare con quelli 13, senza prendere scuse. Devo essere contento di avere questi 13 e andare avanti. Chiaro che mi dispiace, perché non ho mai avuto l'opportunità di mandare uno in tribuna, di far giocare i giocatori per la panchina, perché andare anche in panchina al Perugia doveva essere un grande premio. Qui invece non mi hanno dato io un'opportunità. Io negli ultimi 2 mesi non sono arrivato mai a 20 nella lista che consegniamo all'arbitro, mai. E domani saremo ancora 17, perché sì, verrà in panchina Comotto, ma Comotto non è utilizzabile, quindi siamo in 17. E quindi è 2 mesi che non riesco a fare 20. Io vorrei sfidare, e ripeto, altri e andare avanti senza mai cedere niente. Io auguro al Perugia che non gli ricapiterà mai una stagione così, non gliela auguro mai, però è dura. Dopo la nazionale è tornato il momento di Zebli. L'ho visto un po' meglio, dico la verità, l'ho visto un po' meglio, molto meglio. Molto meglio, perché tanto ha preso un po' di entusiasmo andare in nazionale, perché questi giovani sono così, però è un giocatore che può ritornare utile. Se non l'ho fatto giocare in questo momento è perché non era in condizione di giocare. Se adesso ritorna è perché è ritornato lo Zebli di quando voleva mordere tutte le caviglie. Ed è un processo di crescita per i giovani, come è capitato anche a Drolè, che bisogna metterlo in preventivo. Io ieri ho visto partire l'Under 21 e si vedevano dei giocatori, adesso non sto a farmi nomi, giocatori che vogliono mordere, giocatori no. Mister, tornando alle condizioni fisiche della squadra, volevo chiederle quante possibilità ci sono di vedere Guberti tutti i 90 minuti, perché quando è uscito Guberti con la Salernitana avete chiaramente perso quella propensione offensiva, al di là poi del calo fisico che lei aveva riscontrato domenica sera, però senza Guberti a sinistra avete perso un giocatore troppo importante, no? Beh, le caratteristiche dei giocatori non le posso inventare io, c'è giocatori che hanno delle caratteristiche importanti. Io penso che se la squadra, non avendo avuto una partita così ravvicinata come Cagliari e Salernitana, questa settimana Guberti nella prospettiva ci potrebbe essere. Mi viene da ridere perché poi oggi Guberti è arrivato, è un piccolo problemino di malanni di stagione, no? Quindi mi viene anche da ridere. Sì, un po' influenzato. Mi viene anche da ridere, no? A dire Guberti ha fatto una settimana eccezionale, poi arriva oggi e ha un piccolo problemino, no? Perché poi ormai adesso ci rido, perché arrivo alla campo, mi chiudo e quando sento bussare arriva il dottore e dice tac c'è questo, quindi mi viene da ridere. Però nella mia testa Guberti sta settimana, allenandosi con continuità, senza una partita di mezzo, nella mia idea poteva fare, se non erano 90, erano 80, 85, ci poteva, sì, molto, molto. E quindi sono convinto che fra 2 partite vedremo Guberti che possa fare i 90 minuti, tolto le 2 partite ravvicinate, che a parte non l'abbiamo neanche col Modena, quindi avete visto che Modena poi invece di giocare sabato giochiamo di lunedì, quindi non dà fastidio, è chiaro che giocare dopo le altre c'è chi dice che può essere un vantaggio o uno svantaggio, però poi tanto capitano a tutti, quindi non essere abituati, ormai non siamo abituati, quindi parecchio, noi siamo, capitato parecchio a Perugia, ve lo dico perché è una piazza che tira. Quando c'è una piazza che tira, specialmente in casa, è normale che le televisioni mettono, con tutto il rispetto di un'altra squadra, e mettono più dove c'è pubblico, più calore, più colpo d'occhio anche. Mister, questa settimana Roberto Goretti è tornato a parlare del ritiro di gennaio. Non vorrei, guarda, se vogliamo che mi vada via col sorriso è meglio che non mi fai una domanda così. Okay, va bene? No, dimmi, che domanda mi volevi fare? Parlando dell'aspetto del carico di allenamento. Carico di allenamento? No, non di quello, ma dell'aspetto logistico.
parlando di scelta comunque sua, sua di Goretti, che è il direttore dell'area tecnica, come di un errore comunque dal punto di vista logistico dei campi. Un giorno era sintetico, un giorno era purtroppo perché il tempo non era... Il tempo era come era di tutta Italia, mi sembra che sia insomma, tutte le parti. Se eravamo qui cosa facevamo? Lo facevamo. Chiedo solo se concorda con questa analisi o no. No, perché la squadra, se mi viene a dire che ha sbagliato la preparazione, mi viene a dire perché ha fatto 35 minuti da grandi livelli col Como. Dopo i problemi sono venuti perché è mancato Parigini, Lolé, Tizio, Caio, Sempronio, non è imputabile a quello. Quindi mi rimango il sorriso perché sennò dovrei... Poi a maggio svisceriamo tutto, Va bene? Grazie. Sì. No. Eravamo settimi con una partita da recuperare. Cioè, allora benissimo. Allora ti faccio, invece di rispondere, ti faccio una domanda. Se alla Roma o al Milan o alla Juve gli togli contemporaneamente Morata, Mandzukic e Zaza e Pirlo, che dove arriva? Non lo so, capito? Cioè, quello il fatto che qui mi sembra che sia passato in molto sotto traccia questo. Cioè, sembra che noi ci siamo complicati la vita. No, è stato il caso. Ma se tu togli dei giocatori importanti a qualsiasi squadra, non dico al Perugia, perché sarebbe troppo facile a me dire, io non voglio prendere scuse. Io ho detto a maggio, tireremo una riga e vedremo. Io vorrei dire, fatela allo stesso Pescara, comincia a mancargli i giocatori? Mebusciai qualche volta, e una volta la Padula, una volta Caprari, una volta Campagnaro, una volta Coda. Mi sembra che quattro partite fa, se non cinque, si diceva qua dentro, come in Italia, se si facevano i playoff perché il Pescara andava forse a 8 punti, 9 punti più della quarta. Il Pescara è a 4 punti da noi. Cioè, Pescara che è una super corazzata, ma toglierti in contemporanea la Padula, Caprari e Benali e Campagnaro e Coda e ha i suoi problemi, come l'abbiamo avuti noi. Qui noi siamo stati, secondo me, bravi a mantenere la barra dritta e non andare in zona rossa. Loro avevano più punti di noi e sono stati, invece di essere, non fare playoff, sono fuori dai playoff oggi. Oggi se il campionato finisse, il Pescara non fa i playoff. Quindi voglio dire che a tutti, se gli togli i giocatori importanti, hanno dei problemi. Io li ho avuti, non ho mai detto niente, sono andato avanti, ho cercato di rabbattarmi, però io poi ne ho avuti una marea. Questo sì. Però ho detto a maggio, tireremo tutte le righe e vedremo dove io ho sbagliato, dove si poteva migliorare, dove la sfortuna non ci ha dato una mano e vediamo dove andiamo. Grazie a voi.